Ebbene, sono a Vienna, la capitale dell'Austria. Esattamente, siamo sulla torre nord della cattedrale di Santo Stefano, a quanto pare una delle più alte del mondo. In questo momento ci troviamo a 50 metri d'altezza. Come potete vedere alle mie spalle, forse questo cancello inferrato non rende giustizia, ma lo spettacolo è davvero mozzafiato. Comunque rimanete sintonizzati, perché a Vienna c'è davvero tantissimo da vedere e soprattutto di altissimo livello, come avrebbe detto il mio manager David. Sono le 5 e mezza di pomeriggio e siamo rientrati nel nostro albergo, giusto il tempo di farsi una doccia, di rilassarsi e poi sarà il momento della cena. Che cosa dire, dopo poche ore a Vienna ho capito perché sia stata votata per una serie consecutiva di anni la città più sana al mondo, soprattutto una città dove si respira aria aristocratica, caratterizzata dai suoi meravigliosi edifici in stile gotico. Insomma, gli austriaci, chiamali fessi. E soprattutto abbiamo visitato la zona del centro, caratterizzata per quella bomboniera che è la cattedrale di Santo Stefano, facendo un vero e proprio tour nella cripta, nelle due torri, la torre nord e a sud, e per arrivare fino su in cima abbiamo percorso la bellezza di 343 scalini. Adesso ci stiamo preparando, come vedete, per programmare la visita di domani, organizzare nel miglior modo possibile la domenica che avremo a disposizione, e non vedo l'ora adesso stasera di uscire e andarci a gustare piatti tipici locali austriaci. Rigorosamente tanta carne, ma chi se ne frega, si vive solo una volta, come dico sempre. Le vacanze è una medicina. Adesso vado subito a farmi una doccia.